Buongiorno a tutti, benvenuti nel canale Enduro Blogger. Come potete vedere alle mie spalle sono in un posto che ha del mitico, un posto pazzesco, uno dei più visitati al mondo per bellezza. Si tratta del Salar de Uyuni, quindi vuol dire che Enduro Blogger è in Bolivia. Sigla e andiamo a vedere cosa è successo. Qua in Bolivia bisogna fare molta attenzione all'attraversamento dei lama che si trovano lungo la strada e possono essere un grande pericolo. Guardate che spettacolo comunque. Acqua, acqua lungo il percorso. Adesso faccio subito uno stop, aspettando, sperando che il temporale passi. Sono venuto a rifugiarmi qui in una specie di fattoria di gente locale. Aspetto che piove e poi si riparte. Tappa rifornimento, una nuova compagnia, un perrito. Hola perrito, che passa? Altitudine 3330 metri sul livello del mare, direzione Potosí. Questa è la stazione di servizio super colorata.
Ed eccomi qui, pronto a ripartire. Dunque, la prima notte in altura è stata abbastanza pesantina perché durante la notte è stato impossibile dormire, un po' di nausea, mal di testa, anche questa mattina ho preferito saltare la colazione. E basta fare due passi e si è subito in affanno. Adesso saliamo in sella e ci prepariamo a raggiungere Uyuni e il Salar. Un'altra piccola pausa in questo posto magnifico. Mi dovrei fermare ogni chilometro per fare video e foto di questi posti, che sono veramente bellissimi. Olivia, lei è la mia compagna di avventura, la Northern Expedition. E qui non ci facciamo mancare niente, anche il bicchierino. Guarda. Beh, ragazzi, appena salta fuori il sole e ci troviamo in un paesaggio del genere, anche il male d'altura scompare. Guardate in che posto bellissimo sono finito. Dunque, uno dei problemi per chi viaggia in moto qua in Bolivia, ma non solo, è l'approvvigionamento di benzina. E praticamente c'è una legge che dello Stato boliviano che dà una sovvenzione per la gasolina e quindi bisogna presentare un documento per poter fare rifornimento. E se no, ci si rivolge a posti come questi dove si compra magari a un prezzo più alto gasolina. E qui siamo in un punto di sosta. Ci sono sempre queste motanghe. Ecco, una parola che ho imparato qui è locango. Praticamente loco vuol dire pazzo, matto. Locango è il livello altissimo, quindi enduro blogger locango. Ragazzi, quando l'amore chiama, non si può fare niente. E il gringo qui si è messo in mezzo alla strada. Guardate che posto. Questo è l'ingresso alla città di Uyuni, abbiamo raggiunto la base per questa notte e poi andiamo a vedere un po' il Salar. Anche oggi ho preso acqua, cioè si è passato da 30 gradi col sole a 14, niente male.
Buongiorno da Uyuni. Diciamo che per essere un posto così turistico mi aspettavo una città diversa, molto più accogliente a livello turistico. Invece è una città molto rurale, con un sacco di case in costruzione, le strade non sono asfaltate e insomma c'è un po' di bordello in giro, però qualcosa di tipico. E adesso mi preparo per andare dentro il Salar di Uyuni. Sono nel mezzo del Salar, alle mie spalle la Norden, tutto intorno per 11.000 metri quadrati, sale, acqua, nuvole, cielo, uno specchio pazzesco, è il più grande lago salato del mondo e qui ovviamente una volta c'era un lago che asciugandosi ha depositato tutto il sale e ci regala uno spettacolo pazzesco, incredibile, unico al mondo. Felicissimo di essere qui. Allora, di qua, di là, non si sa, tutto uguale. Per gli amanti del fuoristrada questo dovrebbe essere un monumento riconosciuto. Dakar Bolivia. Ed eccomi qua in uno dei punti più iconici del Salar di Uyuni, ovvero la parte delle bandiere con il monumento alla Dakar Bolivia di qualche anno fa. E la sensazione stranissima è quella di entrare in questo posto perché sembra come di entrare con la moto dentro il mare e quindi quasi un suicidio, però per fortuna poi tiene e quindi si sta a galla. E guardate che spettacolo, perché è veramente bellissimo. Ok, da questo posto così incredibile ma anche così meraviglioso io direi che ci possiamo salutare. Sono qui dove c'è uno dei punti più iconici, tutta la parte delle bandiere da parte di tutto il mondo tranne che l'Italia, però c'è la Sardegna e alle mie spalle la Norden, la mia compagna di avventura per questa esplorazione, per questa spedizione. Io cosa vi dico? Grazie, dico grazie a Husqvarna Motorcycle, Husqvarna Motorcycle Bolivia, Edo, tutti i ragazzi dello staff. È stato bellissimo condividere questa esperienza con tutti voi e se non siete mai stati in Bolivia il consiglio è di venire a visitarla perché è un paese veramente veramente bello e c'è della gente super accogliente, quindi l'invito è a venire. Veniteci in moto, se non siete dei motoviaggiatori l'affittate qui, fate anche enduro perché il posto merita davvero. Se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Vamos.